Volevo avere un parere da lei su il ruolo che la scuola italiana e l'istruzione deve avere oggi in questa situazione mondiale terribile su questi temi dell'ISIS, perché i giovani oggi secondo me sono ancora molto disinformati e il loro interessamento, il nostro interessamento, non va oltre la foto della bandiera francese sui social network o l'hashtag Pray for Paris. Ecco, grazie. Grazie. Io da padre e da nonno sono molto preoccupato per la realtà dei nostri figli e dei nostri nipoti. Quando si guardano attorno, i giovani, i nostri giovani, non hanno più punti di riferimento che corrispondano a delle certezze. Siamo in una società dove ormai tutto si declina al plurale. Quando si parla di persona, quando si parla di vita, quando si parla di famiglia, tutto viene declinato al plurale, viene meno la nozione stessa di verità. Siamo diventati la prima generazione di genitori che deve spiegare e deve convincere, saper convincere i propri figli che ci si sposa tra un uomo e una donna, perché quello che noi davamo per scontato fino a qualche anno fa, oggi non lo è più, perché quando si guardano attorno questi ragazzi, il messaggio che loro recepiscono è che un uomo è un uomo, una donna è una donna, possono sposarsi, possono adottare dei figli. C'è quel relativismo sul piano valoriale e cognitivo che crea disorientamento e che finisce per provocare un vuoto sul piano dei valori, un vuoto sul piano di quel senso che fa sì che la vita abbia un senso.